questa è l'estate dei grandi ritorni. Abbiamo riportato Sniper Elite 4 con quella sfida favolosa, favolosa. E adesso ritorna anche Photoshop Face. Oh, signori, finalmente osserviamo i Photoshop divertenti in assoluto. Una sfida, non è una sfida. È un video che riportiamo praticamente tutte le estati. Sì. Ci sta col caldo. Sì, col caldo. L'unica cosa è che io, a differenza di molti che ce l'hanno in primavera, adesso mi si è spostata in estate l'allergia. Quindi sembro sempre assonnato. Non te l'aveva chiesto nessuno. No, giusto per prevenire prima di... Ragazzi, questo video è speciale perché ci sono nascosti durante tutto il video 5 indizi relativi ad un prodotto di cui vi parleremo molto presto. Se nei commenti indovinerete il prodotto, sarete citati in una live domani. Sarà una live in cui saremo ospiti, vi metteremo poi il link nel primo commento. Attenzione però, perché non dovete solo indovinare il prodotto, ma anche rilevare tutti e 5 gli indizi. Ovvio, cioè citare gli indizi. È troppo facile, sì. Tutto normale. Tanto, tra l'altro è una pubblicità ufficiale, cioè sì. La figlia di Satana. Non l'abbiano fatta apposta, ma non penso. Allora, il fatto è che io trovo più inquietante la bambina in sé per sé. Cioè, non il fatto che abbia il riflesso strano nello specchio. È che nel resto del riflesso non ci sia nulla. Esatto, sì, infatti, sì, sì. 25 modi per migliorare ad improvvisare con la chitarra. Io comincerei dal far vedere due persone che tengono effettivamente in mano una chitarra, non che fanno finta. Sì, va bene, questo è una... matrimonio. Un'usanza. Un matrimonio dove giustamente la moglie tiene al collo il marito. Però il marito non è che sia vestito da matrimonio, è vestito da... sì, da ufficio, insomma, poi con la cravattazza. Va bene, sì, sì. Allora, io qua non so se mi fa più ridere... i capelli di lui. Beh, vabbè, ma questa è una cosa... attenzione, no, nel senso, il fatto che sia chiuso dentro il cerchio, sì, e cioè... il fatto che lei si sia photoshoppata il cacatua sul... esatto. Cioè, allora, ragazzi, è tutto fottutamente sbagliato in questa foto. Tutto! Qui abbiamo... quello sembra... sì. Scusate, ragazzi. Quello, dicevo, sì, sembra Shy di Breaking Italy. Quel tramonto, ragazzi, che sembra un'esplosione atomica. Esatto. Sì. Loro sono photoshoppati sulla location, sì, e le teste sono photoshoppate su di loro. A meno che non abbiano usato soltanto i fisici degli sposi. E poi le teste, sarà che al fotografo gli piacevano. Ecco il buon Dimitri con la sua compagna di vita, che in realtà sarebbe stata la bottiglia di vino. Sì, sicuramente tiene una bottiglia, ragazzi. E ha detto, guarda, datti un tono, ti ci mettiamo una sposa. Ok, a caso, non è tua, però sappi che è così. Poi tra l'altro abbiamo il vestitone gessatone che neanche nel 1991 si usava più. È un bel lucido, devo dire. Quel lucido, sobrio, ragazzi, che se ti si macchia è finita. Esatto, e i giunchi sullo sfondo? I giunchi sullo sfondo. Perché nella palude. No, ragazzi, ma io... ma spieghi perché... scusa, allora, io capisco che lui sta facendo una mossa di Kung Fu come se fosse Liu Kang di Mortal Kombat. Tu questo lo capisci. Questo lo capisco. Però... ma non capisco perché in un contesto matrimoniale non post-matrimoniale. Perché non l'hai fatto anche tu durante il nostro matrimonio? Ma che c'entra? Io le so fare nella realtà queste cose, quindi non ci sarebbe bisogno di photoshoppare, ragazzi. Lo sapete che le cose che mi hanno fatto da piccolo, sì, in Mortal, vabbè, Kombat, quindi queste, esatto, cose mi sono abituato a farle. Però, tra l'altro, lei lo sta evitando o cosa? Oppure poteva suonarla, sì, come, sì, se fosse un violino. Andare a fare surf sulla macchina è un'altra idea, sì, matrimoniale, no, ma questo, ottima. Questo l'ho fatto io. Soprattutto come stanno guidando. No, no, ma questo che c'entra? Che c'entra? Che vuol dire? Stanno facendo surf, la macchina in modalità surf. Ah, c'entra, sì, sì. No. È la stessa, o sono due gemelli? No, penso sia la stessa. E ritorna, attenzione, il gessato lucido di cui prima del buon Dimitri. No, hanno voluto fare la foto simpatica, tipo che lui si contende la moglie con se stesso, tenendola dai... sì, facciamo che la stiamo tenendo dai colpa. Perché tutto questo? Oh, tra l'altro, di solito si photoshopano e sullo sfondo c'è lo spazio. Sì. Stavolta erano veramente nello spazio e quindi ci hanno messo uno sfondo normale. Un salotto con, sì, condizionatore, sì, a, sì, normale, vista, normale. Cioè. No, io questo non me lo spiego. Allora, l'unica spiegazione è che il padre non poteva essere lì. E quindi? Gliel'hanno photoshoppato, però è venuto piccolo nella foto. E quindi ha detto, ci mettiamo il jetpack che zio è solito usare. Questa è anche simpatica. Oddio. Però ci sono... oddio. Simpatica adesso. Come foto matrimoniale. Allora, quel Kalashnikov messo lì e poi le rose accanto. Ma che cacchio?
vecchio è? Io giuro, allora io le capisco certe esagerazioni perché uno vuole darsi un'aria da condottiero, cose del genere, però qui stiamo esagerando. Che dici, Mila? Altrettanto. Potevamo fare foto. Però ragazzi, complimenti perché rompete la monotonia del matrimonio, no? Delle classiche foto del matrimonio, mettiti così, mettiti così. Invece qua, mettiti così che qua ci mettiamo i draghi, quelli di Panzer Dragoon, poi il Kalashnikov con le rose, simboli della Mercedes a caso, e lei legata, ingabbiata, come se tu la stessi, salvando. Non si sa, salvando sodomizzando. No, non si sa, non si sa. Cioè lui voleva farsi una foto sulle nuvole. Sì, esatto, facciamo una cosa, photoshoppami dietro, con dietro delle nubi, perché voglio essere tipo che sto volando. Sì. Solo che hanno preso un fungo atomico. Poi lui comunque non ha un'espressione... No, le pose potevano essere migliori, cioè gli ha dato la foto e poi la sigaretta in mano pure. Questa è la zia Gorenov. Che ha detto, sai che c'è, voglio sembrare una zarina. Esatto, ci sembri, però c'è qualcosa che non va nelle dimensioni del volto, giusto qualcosina, No. No, vabbè, scusate, non volevo ridere così, non so cosa guardare prima. No, io l'occhio mi cade, vabbè, sì, i capelli di quello un po' a sinistra alzato. Esatto, lo spazio, beh. Lo spazio, no, poi quello lo spazio. Che è una cosa relativa. Però quello a sinistra, all'estrema sinistra con la vodka in mano, in realtà se la contende con quello alzato. Sì. Fa capire il motivo di questa foto. Esatto, cioè capisci tutti in retroscena. Questi bambini che... Niente, cioè aspettate il corso naturale delle cose, naturale o steroideo delle cose. Naturale relativamente. Delle cose, e fatevi questo fisico man mano che crescete. Esatto, non vi photoshoppate. Però perché... anzi non è stato tanto scarso nel Photoshop, è poco credibile però. Oddio, da dove vogliamo cominciare? Però ci sono pure due colori di capelli diversi. Ma sì, ma infatti sono i capelli che l'hanno inchiodato. Eh sì, perché la frangetta è un po' interrotta. No, perché poi il fisico sarebbe credibile con quella faccia vissuta lì, no? Certo. Allora, questa qui è stata a farsi questi capelli così da Katia. Quella su Facebook. Sì, da Katia su Facebook, che fa queste pettinature perché c'è un art... No, una... Stylus. Sì, no, Stylus. Sì, Stylus si chiama. Estetista. Ma che ne sai tu come si chiama? Ah, la zia, attenzione. La zia se la cava, però non è una sirena. Cioè, poi non lo so, vogliamo... No, io dicevo il punto forte era proprio la coda da sirena. Ma lei è un... No, qui non capisco il motivo. Cioè, lei forse voleva sembrare una sirena, però sì. La faccia non sembra... È una triglia. Cioè, non ha senso. Sì, non ha senso. Allora a sto punto mettiti su una volante della polizia e sei una sirena. Non vorrei capire la gene... No? Mi è arrivata adesso al cervello la battuta. E lui è proprio lì, su quella spiaggia, su cui non proietta alcuna ombra, ed è con lei. Allora, mi spieghi questa cosa? Questo essere prevenuti, però, io non lo capisco. In che senso? Perché in realtà è lei che ha photoshoppato lui. Ah, sì, certo, si capisce che è stata lei a photoshoppare. Ma ragazzi, questo è veramente... No, non lo capisco questa cosa. Quando un fotografo vuole aggiustare i volti dei suoi modelli, ma esagera un po'. Ma una volta abbiamo fatto una foto di famiglia, mio nonno era venuto con gli occhi chiusi, il fotografo gli ha disegnato gli occhi, però si vedevano. Si vedeva fortissimo perché l'aveva fatto con la penna, sapete quella penna della Bic con la punta più lunga? Quando non esisteva Photoshop. Quando fate fare il bagno ai vostri bambini, mi raccomando, sempre una mano lasciategliela. Sì. In tutti i sensi. Con tutto il braccio, ma anche il corpo, perché qui il corpo non pervenuto. Ma allora, questa è una pubblicità. Sì. Io dico, con quale testa puoi pubblicizzare? Una testa di... Ma tra l'altro... Ma poi è proprio palesemente photoshoppato, cioè sì, guarda, sì. La gamba è girata pure. Oppure potrebbe essere realistico. Tu l'hai mai visto Ace Ventura? Questa è una citazione. Capisco che Fallout sia ambientato in un mondo nucleare, insomma, però qui le mutazioni genetiche sono troppe. Nuclearizzato. Ecco. Ci sono ste braccia lunghissime, le mani super lunghe. Molto bene ragazzi. Mi raccomando, se avete colto tutti e cinque gli indizi, scriveteli qui sotto, però separati dalla scritta spoiler, cioè non fateli vedere subito da altri, sennò vi copiano la risposta, anche se ve la possono copiare lo stesso. Ma noi ci accorgiamo se è copiato oppure no, e fateci sapere se avete azzeccato anche il prodotto, però solo dopo aver indovinato tutti e cinque gli indizi. Noi presto ci vedremo in live domani. Esatto, e vi faremo sapere. Le faremo sapere. Intanto fateci sapere se questo gradito ritorno secondo noi vi è piaciuto, vi sia piaciuto. Vabbè, i modi se ne vanno un po' a quel paese, e vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao.